Non ho la pretesa di rispondere a questa domanda in maniera esaustiva perché il dibattito è aperto e rimarrà aperto. Quello che posso dire è che decidere di mettere in onda gli ultimi istanti di vita di 14 persone è una scelta che spetta al direttore responsabile, come sapete, sia della testata, sia che si tratti di una testata online, sia che si tratti di un'emittente televisiva, ed è comunque una scelta legittima. In questo caso non si è infranto alcun reato, certo si può parlare dell'opportunità o meno di mettere in onda un video del genere. Io personalmente non l'ho visto, non ho avuto il desiderio di vederlo, anche perché sono convinta, al pari di altri, che quelle immagini non aggiungono nulla di più alla tragicità dell'evento in sé. Invito solo a pensare una cosa: se fra quelle 14 persone ci fossero stati dei familiari nostri, cari, appunto se avessimo fatto la stessa scelta. Ecco, quello che a me preoccupa è magari chiederci se alla base appunto di una scelta editoriale di questo genere, più che la volontà di informare, non ci sia la volontà di rincorrere un certo, diciamo, voyeurismo del dolore. Qualcuno l'ha anche chiamato pornografia del dolore, utilizzando un'espressione molto forte per spettacolarizzare anche la morte. Purtroppo siamo abituati a questo, nel senso che i reality piuttosto che i social, certo, mandare in onda immagini di questo tipo aumenterà l'audience, aumenterà i click, però ripeto, vale la pena di fare questo. Ecco, io non, ripeto, non ho la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Voglio solo suscitare il dibattito, nel senso che il dovere del giornalista è quello di informare. E queste immagini su cosa informano? Non informano su nulla, perché comunque è qualcosa che attiene, ripeto, alla sensibilità del singolo. Non aggiungono assolutamente nulla alla tragicità, lo ripeto, dell'evento. Ecco, quindi magari chiederci cosa vogliamo, cosa pensiamo che sia l'informazione, il nostro dovere di informare, forse questo è utile, anche questo episodio, per chiederci ancora di più, riflettere sul ruolo della nostra funzione. Anche quando soprattutto si fa cronaca nera, magari si è spinti a indulgere su aspetti macabri, truci, magari anche inconsapevolmente, oppure anche per far capire l'efferatezza del crimine che è stato commesso. Però, ripeto, ci vuole sempre il rispetto e soprattutto il rispetto dei familiari delle vittime.